Dalla regina Elisabetta Kennedy, da Einstein ad Agnelli e Fellini, che ne era incantato, tanti hanno voluto incontrare nella sua Torino Gustavo Roll, il sensitivo italiano più grande e controverso di sempre, morto nel 94. Un docufilm di Anselma Dell'Olio ne ripercorre il mistero tra spiritualità e prodigi al servizio degli altri. Gustavo Roll, a questo famosissimo sensitivo italiano morto diversi anni fa, si è rivolto praticamente mezzo mondo. Oggi su di lui arriva, e sul suo mistero arriva, un docufilm firmato da Anselma Dell'Olio. Federico, cosa vuoi vedere? Fellini, sorridente, dice: perché non te fai una bella camminata sull'acqua? Gustavo Roll, il celebre sensitivo torinese che è stato amico di Federico Fellini ed è stato ricevuto da regine e presidenti, ha ispirato il docufilm di Anselma Dell'Olio, L'Enigma Roll, che attraverso ricostruzioni con attori racconta alcuni dei suoi prodigi, come una camminata sull'acqua in un laghetto sotto gli occhi di Fellini. E il regista credeva nelle visioni di Roll, i fenomeni inspiegabili che hanno diviso intellettuali e opinione pubblica. Nel film, che sarà presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma e uscirà nelle sale dal 6 all'8 novembre, Anselma Dell'Olio indaga sul mistero del grande sensitivo, una figura controversa. Gustavo Roll, nato all'inizio del secolo scorso e morto nel 1994, è stato considerato da alcuni un maestro spirituale, da altri un illusionista, come lo definì Piero Angela. Chi ha creduto in lui racconta che Roll, studioso di spiritualità, sapeva leggere nel profondo della mente delle persone, prevedeva il futuro, diagnosticava malattie, cercava di aiutare i malati, era credente e animato da una fede profonda. Oltre all'amico Fellini, tanti grandi del mondo del suo tempo hanno voluto incontrarlo, dalla regina Elisabetta al presidente americano Kennedy, dall'avvocato Gianni Agnelli ad artisti come Vittorio Gassman e Franco Zeffirelli. Nel docufilm, tra le testimonianze di amici ma anche di oppositori, emerge il desiderio forte di Gustavo Roll di mettere il suo misterioso dono al servizio degli altri, sempre a titolo gratuito, per aiutare le persone. E la sua vita resta un enigma.